Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme una focaccia che ci ricorda i sapori e i profumi di una volta, utilizzando una farina di tipo zero che contiene anche semi interi di girasole, sesamo, farina di avena, orzo, frumento maltato e inoltre pasta madre disidratata. Gli ingredienti che ci occorrono sono davvero molto semplici. Io vado ad utilizzare questa farina multicereali che ha all'interno anche il lievito madre. Non so se si riesce a vedere, però all'interno ci sono tanti semini. ml di acqua a temperatura ambiente, 11 g di sale, 20 g di olio extravergine. Naturalmente non addizioniamo il lievito perché abbiamo all'interno il lievito madre, che è ancora meglio. Inseriamo all'interno la farina, una parte dell'acqua, il sale e inizio a sciogliere il sale. Una volta sciolto il sale, aggiungiamo la restante parte di acqua. E per ultimo, naturalmente, l'olio. Fa davvero un profumo integrale. Proprio lo sentite mentre la impastate, incredibile. Sarà una focaccia super aromatica e genuina. Versiamo quindi l'olio. E continuiamo ad impastare. Versiamo l'impasto sul tavolo e finiamo di impastarlo. Diamo qualche piega. Guardate, è un impasto che tende a restare appiccicoso. Questo perché all'interno contiene farina integrale e molti semi. Riprendiamo la boule in cui l'abbiamo impastata, non è necessario cambiarla. La inseriamo all'interno e copriamo con pellicola. Lo lascio lievitare in forno per circa 2 orette con la luce accesa. Ci vediamo dopo. Dopo 2 ore, guardate, l'impasto è raddoppiato, è diventato sofficissimo. Prendiamo una teglia da 26 cm di diametro, la ungiamo con abbondante olio. Versiamo l'impasto usando la nostra mano oleata. Sarà più facile da prelevare. E la capovolgiamo. In questo modo l'olio si distribuirà in modo uniforme. Con i polpastrelli la schiacciamo e la allarghiamo fino a coprire tutti i bordi della nostra teglia. Tagliamo dei pomodorini di tipo ciliegino. E li cospargiamo sulla superficie della focaccia.
Poniamo sulla superficie qualche semino. Io utilizzo il sesamo, i semi di girasole interi e i semi di papavero. Copriamo nuovamente la focaccia e la lasciamo lievitare per 30 minuti. In questo modo verrà alta e soffice. Versiamo un filo d'olio sulla superficie e inforniamo a 200 gradi per circa 30 o 35 minuti, fino a che svilupperà una bella crosticina dorata e sarà ben cotta sia sopra che sotto. E questa è la nostra focaccia. Naturalmente, se la vogliamo farcire così come farò io, la dobbiamo lasciare raffreddare per un paio d'ore. Guardate che bella! È sofficissima dentro, croccante fuori e altissima. La tagliamo a metà e la farciamo come più ci piace. Voglio farvi vedere anche come si presenta all'interno. Guardate tutti i semini che si vedono. Non solo fanno davvero molto bene al nostro organismo, ma sono un'importantissima fonte di fibre. Io ho deciso di farcirla in maniera molto semplice, ma molto gustosa e genuina. Utilizzerò del prosciutto crudo e della stracciatella. È molto importante che gli ingredienti che utilizzeremo siano di ottima qualità. Suggerisco un prosciutto crudo dolce. E per finire utilizzo anche dell'iceberg. O se preferite potrete utilizzare anche della rucola. Richiudiamo la focaccia e voilà! La nostra focaccia multicereale è pronta per essere gustata. Ha un sapore davvero molto intenso, profumato, aromatico. Un'esplosione di sapore. Adesso la taglio e andiamo a vedere come si presenta al suo interno. Eccola qui. Cosa ne dite? Ha un aspetto goloso, è vero? E allora non vi resta che provare questa ricetta, perché è davvero molto semplice da realizzare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordate di sostenere il canale lasciando un like, un commento e condividendo la ricetta con i vostri amici. Per chi non fosse ancora iscritto, basterà iscrivervi e cliccare sulla campanella, impostandola su tutte le notifiche. Soltanto così sarete sicuri di ricevere la notifica la prossima volta che caricherò un video. Naturalmente è tutto gratuito ed è un modo bellissimo per condividere il tempo insieme. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo presto alla prossima video ricetta. Ciao a tutti e buona giornata! Grazie per aver guardato questo video.